Bianchieri, buongiorno. Siamo qua a Palazzo Bellevue a Sanremo per presentare un'opera che la cittadinanza, ma un po' tutti, aspettavano da decenni ormai, forse decenni no, ma tanti anni. Ecco, la rotatoria della Foce. Ci dica qualcosa di più preciso. Stamattina abbiamo fatto una conferenza stampa insieme all'architetto Perona, abbiamo presentato il progetto della rotonda della Foce, che sarà appaltata, voglio dire, nelle prossime settimane. I lavori sono previsti, inizieranno subito dopo le feste natalizie, intorno a metà gennaio, e si sono previsti 3 mesi e mezzo di lavoro circa. Abbiamo utilizzato, voglio dire, un mutuo che era da 15 anni a bilancio, circa 750.000 euro. Abbiamo fatto un progetto che comunque rientra anche un po' in quello che ci eravamo presi un po' l'impegno con la città, di quello che era, si era partiti dai chioschi, dallo spostamento, ai cantieri nautici, all'abbattimento del distributore, per poi mettere subito in atto la rotatoria. Quello che sono voluti anni di lavoro, ma finalmente oggi siamo contenti qua con tutta l'amministrazione per presentare, per dire alla città che presto si avrà, voglio dire, questo come ricordava lei, ci sarà questa riqualificazione di una parte della zona della Foce e con la sua rotonda. Ecco, avete sottolineato come non è campagna elettorale questa. Ma non è, secondo me, la campagna elettorale, io ho sempre detto, da parte nostra, da parte mia, inizierà sicuramente più avanti. Ma queste sono opere che sono anni che ci stiamo lavorando, sono opere come quella che adesso è stato pubblicato il bando per il mercato donario per il Palazzetto dello Sport, come nelle prossime settimane presto sarà pubblicato anche il bando per il Parco Alfano, dove ci vedremo qua, presenteremo il progetto e tantissime altre cose. Questo è frutto di un lavoro di 4 anni e mezzo che stiamo portando a compimento e che, al di là della campagna elettorale o non, si fa per la città. Grazie mille.